Ma innanzitutto buonasera, è molto piacere di conoscere Melania Mazzucco che non ho ancora avuto modo nella mia vita sino ad oggi. Guardi un po' se dobbiamo conoscerci solo digitalmente, questo è ironia della sorte, ma comunque sono molto lieto che la mia amica ed eccellente operatrice culturale, visto che oggi parliamo di valorose donne, Anna Benedetti abbia deciso di non demordere neanche nell'anno del Covid, nell'anno pandemico, come è giusto che sia, e di tenere in vita più che mai, se mi posso permettere di dire, leggere per non dimenticare. Voglio iniziare proprio da qui, da una iniziativa di cultura che oramai ha creato una straordinaria forza trascinante proprio di tantissimi appassionati di lettura, filosofi, mondi intellettuali che si sono raccontati, che hanno creato un eccellente dispositivo di dibattito e di confronto senza nessuna mediazione. La semplicità di Anna, certo, tutti rimpiangiamo la sua accoglienza di persona quando negli anni in cui ci si può frequentare, non questo terribile 2020, è proprio Anna e tornerà ad esserlo dal 2021, ne sono sicuro, quando ci lasceremo alle spalle questa pandemia, una eccellente padrona di casa, le oblate, in casa sua ospitando gli autori e gli intervenuti al dibattito, insomma, una figura che ha nel cuore e nelle sue corde la letteratura, la letteratura moderna nel senso più ampio. Davvero ho avuto modo in questi anni di vedere e di scorrere i programmi, di partecipare ad alcune occasioni, di confrontarmi con Anna Benedetti e devo dire ho scoperto filosofi, ho scoperto sociologi, ho scoperto autori, letterati che a volte conoscevo solo in parte, nonostante appunto la mia vita, la mia passione, la mia attività politica sia tutta rivolta verso le materie umanistiche e la promozione di una cultura sempre più visibile nel nostro contesto urbano. Firenze è di fatto una capitale culturale anche perché esistono i festival che la fanno vibrare. Ecco, non è solo l'eccellente patrimonio storico-artistico che ci permette di vivere e di godere di cultura, ma è anche quella capacità dal vivo, messa ovviamente in crisi, ma non in scacco da una condizione, una contingenza, quella attuale nella quale ci troviamo e che siamo, nostro malgrado, costretti a vivere, ad attraversare con delle misure non sostitutive, ma che vengono però a supplenza di una assenza che non potremmo tollerare, quella dell'iniziativa culturale che non si spenge anche in questo 2020. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa con Anna Benedetti, quando è venuta qualche mese fa oramai a trovarmi nel mio ufficio in assessorato, abbiamo deciso di essere insieme, di portare avanti insieme questa edizione così particolare e credo che questa sia stata una scelta quanto mai sensata. Arrivando al nostro libro di oggi, mi prendo davvero pochi minuti perché sono poi molto curioso di ascoltare Melania Mazzucco, che devo dire ho letto, ho divorato il libro, mi sono appassionato ad una storia che ha i tratti, direi, di un romanzo storico, sono certo di non sminuirlo, anche se poi la definizione calza solo in parte, perché il racconto puntuale delle storie, dei personaggi, crea quasi un flusso, mi permetto di dire, anche cinematografico. Ora, sentendo appunto la sua vita, il suo trascorso, il suo bagaglio di studi e conoscenza, capisco come la figurazione, come il tratteggio di alcune figure che sembrano evidenziarsi in maniera plastica nei loro tratti all'interno di questo romanzo, derivino anche, credo, da una sua peculiare capacità davvero di dipingere queste figure all'interno delle pagine che scorrono. Leggendo il romanzo, io non ho potuto che pensare e che rivolgere anche lo sguardo e il pensiero a delle figure irregolari ma straordinariamente
cardini di una cultura moderna, come sono state di fatto alcune grandi architette donne del nostro Novecento, del nostro secolo, alcune recentissimamente scomparse. Mi fa piacere introdurre il libro della Mazzucco partendo proprio dalla citazione, sperando di non sembrare fuori dal tema, ma ricordando come davvero nell'universo femminile intellettuale ci siano state anche e soprattutto in Europa, in Italia, anche delle figure di straordinario valore. Penso ovviamente a Gaia Olenti, che è mancata nel 2012, che ha dato un contributo straordinario all'architettura internazionale e italiana. Pensiamo a quello che ha fatto da Parigi a Milano e non solo. Come dire, rileggendo e dando una nuova chiave interpretativa ad una stagione compositiva architettonica di straordinario valore. O pensiamo quest'anno, tra l'altro, una persona che definisco anche un'amica, ci ha lasciato Cini Boeri. Cini Boeri è stata di fatto una delle più grandi designer internazionali, sicuramente una donna anche, come dire, che non ha mai nascosto la sua poliedrica curiosità nella sua pratica architettonica. E quindi, leggendo dell'architettrice di Melania Mazzucco, mi sono tornate in mente, seppur con tutte le diversità del caso, delle figure straordinarie. Potrei citare ancora sicuramente un'altra figura mancata alla epoca moderna della composizione della vita del progetto architettonico internazionale, come Zaha Hadid. Ne cito un'altra che ovviamente nel suo essere irregolare e così presente, così protagonista delle sue architetture, sembra di ritrovare Hadid nelle sue stesse composizioni. È un'altra figura che credo vada ricordata introducendo un libro che ovviamente ci porta altrove. È un'altra figura assolutamente straordinaria e anch'essa non regolare, questa non regolarità delle donne e di questo straordinario patrimonio intellettuale che ci hanno lasciato mi appassiona molto, perché sono uno strenuo, come dire, difensore di quella che è la giusta sottolineatura di quello che un universo femminile nel campo dell'architettura, del design, della cultura e in tanti altri campi. Ovviamente non voglio in nessun modo creare delle parentesi che limitino, perché trovo assurdo in tutti i casi il tema di genere quando crea anche nella sottolineatura delle limitazioni, ma invece credo che sia giusto invece citare, e questo deriva invece da un'assonanza con il primo nome, con il nome proprio della nostra protagonista e della nostra storia, della prima donna architetto d'Europa, che è Plautilla Bricci, e mi ha rimandato, credo non a caso, però andrebbe visto, diciamo, l'aspetto più familiare, più personale, a Plautilla Nelli, che è una figura che ha molto, che credo che Mazzucco conosca molto bene, e che è una figura che ha molto a che fare, molto a che vedere con la nostra Firenze, con la nostra città, dalla quale vi trasmettiamo questa bella diretta. Perché Plautilla Nelli, se Plautilla Bricci è stata la Briccia, no? Come viene definita, la prima donna architetto d'Europa, vissuta dal 1616 all'inizio del 700, Plautilla Nelli è stata una donna, se non sbaglio, una monaca pittrice, che ha composto l'unica ultima cena, l'ultimo cenacolo, l'ultima cena in pittura che ci è rimasta e che è esposta nel nostro straordinario Museo Civico di Santa Maria Novella a Firenze. Recuperata grazie, questo dipinto recuperato grazie all'impegno di donne americane che hanno deciso, sotto Artist Women Foundation, che è questa fondazione che di fatto ha un approccio di grande, come dire, di grande filantropia, di grande attenzione e, come dire, con forme anche di mecenatismo verso la riscoperta, la valorizzazione di un patrimonio spesso quasi totalmente femminile dal punto di vista compositivo, intellettuale ed artistico, e questo impegno ci ha permesso di esporre quest'ultima cena straordinaria. E da qui voglio partire, lasciando poi subito e presto la parola a Melania Mazzucco. Quindi, dicevo, un romanzo storico ambientato nella Roma
barocca del Seicento, la città appunto dei papi Umberto VIII, Alessandro VII, del Bernini, di Pietro da Cortona, dei grandi intrighi, insomma, delle grandi storie romane del XVII secolo, ma Zucco unisce diversi generi letterari. E qui sta la spiegazione della mia correzione che ho voluto fare all'inizio, perché avevo incasellato da subito questo romanzo come romanzo storico. No, c'è cioè sia il romanzo storico, è un romanzo anche di formazione, lo definirei, una saga familiare con un intreccio di storie che mi ha davvero tolto il fiato e tenuto inchiodato alle pagine. Se c'è un altro aspetto positivo di questa pandemia, che si legge almeno personalmente molto di più e ne sono particolarmente lieto. E poi il saggio, perché comunque i rimandi storici e l'approfondimento appunto che interseca questi generi mi riporta anche al genere del saggio. Allora, Plautilla Bricci, la Briccia, è una figura anch'essa assolutamente irregolare, alla quale non è facile mostrare la sua competenza nella materia di composizione pittorica e architettonica, quindi questa cultura del progetto che esce in maniera così forte, così muscolare anche da una figura di straordinario fascino. Una storia appunto e una vicenda che viene narrata in prima persona di questa nipote di un artigiano, di un materassaio, figlia di un commediografo, di uno scrittore e artista, come dire, di non eccellente fama, e quindi una storia che parte anche dal racconto di questa figura paterna, padre dal quale acquisisce, oltre ai rudimenti del disegno e quindi anche della composizione del colore su tavola, un'educazione basata su una citazione che a me è piaciuta in maniera particolare, sul fatto che esiste anche ciò che è al di là del nostro orizzonte. Allora, partendo da questa breve citazione, che però ho voluto non a caso inserire nella descrizione, sicuramente insufficiente, perché abbiamo la fortuna però di avere l'autrice con noi e quindi di poterci deliziare con dei racconti da parte della sua prima persona, che ha voluto dare vita, perché davvero è un romanzo che ha una vita straordinaria, a questo racconto, romanzo storico, romanzo di formazione saga familiare. Io lascio volentieri, partendo proprio da questo punto e anche da una chiave che mi permetto di introdurre subito, vedrà che non la interromperò perché non voglio rubare parole e tempo alla sua presentazione. E da un lato questa storia di famiglia che genera poi questo personaggio e questa scelta anche di una narrazione in prima persona, e poi il tema dell'architettura. Sono partito da lì. L'architettura è un'arte che per sua natura si affida alla durata di fatto, no? Allora, uno dei quesiti principali, se vogliamo partire da qui o arrivarci dopo, è comunque quale sia il rapporto tra architettura e letteratura, che devo dire in questo romanzo ho trovato espresso in una delle maniere più eccellenti e complete che abbia mai incontrato nella letteratura che ho avuto modo di conoscere. Grazie.